Hello there. Today we're at the Balocco Experimental Center, the historic Alfa Romeo track where technicians and experimenters have been developing the most recent technologies on FCA group vehicles. We'd like especially to enter into the secrets that lie behind the unique Alfa Romeo driving experience. Let's start with the workshop where the vehicle is on the lift to see how the suspensions are designed in detail. The front suspension has a semi-virtual double wishbone architecture, the most elegant, exclusive Solution to ensure excellent performance. But we didn't stop there. We have designed a unique patented solution that optimizes the tire's imprint on the ground and guarantees a progressive and linear steering feeling for lateral acceleration limit. That translates into an excellent road grip and a capacity for unique control. On the rear, we have introduced an integral link multi link architecture where we have developed a patented solution to control the toe adjustment. This translates into the transversal stiffness that. Means greater stability without compromising the vertical and longitudinal filtering capability. This suspension architecture has thus allowed us to reach unique levels of agility and stability, aspects that are contrasting between them and, at the same time, excellent comfort. The mechanical sophistication, however, is not enough to guarantee unique performance. The numerous active control systems from the Q4 all-wheel drive system. To torque vectoring, to the stability system, to gearbox and engine technology, serve to do the rest. The exclusive technology that Alfa Romeo has developed, the chassis domain control, is the car's real brain, overseeing all the electronic devices that intervene in road behavior in real time and harmoniously, making the driving extremely natural, instinctive, and safe. A lead player is the active torque vectoring in the Quadrifoglio versions. This is an active differential containing two clutches to distribute the torque independently between the rear wheels. Torque vectoring allows maximum lateral acceleration increase, it maximizes traction, and at the same time, it oversees the car's stability and agility. We have installed a self locking mechanical rear differential on the rest of the range. Which is uncommon equipment in this vehicle class. An Alfa Romeo all-wheel drive system cannot just simply ensure maximum driving in all road grip conditions. It has to ensure maximum driving pleasure, a pure, real rear-wheel drive. The heart of the Q4 system is the active transfer case, made especially for Alfa Romeo. That allows up to 50% of the torque to be transferred to the front axle. Torque distribution is modulated instant by instant thanks to an extremely fast and precise actuation. It transfers 1,000 Newton meters to the front differential in 150 milliseconds. Overseen by proprietary control strategies that act predictively according to the car's behavior, the grip conditions available and driver's instructions. All this with an extremely contained weight load of about 50 kilos. Alfa Romeos with Q4 technology guarantee the driving pleasure of rear wheel drive and the driving and safety of a 4x4. The braking system, also developed for Julia and Stelvio, is unique and exclusive, ensuring the performance of a pedigreed sports car. We have adopted fixed calipers in aluminium on the entire range, and on quadrifoglio versions, we offer carbon ceramic discs. But the most important important innovation is without any doubt the integrated braking system ibs Break by wire technology, where we have condensed the pump power brakes and stability systems in a single assembly. This guarantees activation times and thus braking distances. Best in class in all grip conditions, a consistent contribution to weight reduction, six kilos, compared to ten kilos for traditional systems, and optimum pedal feeling in all conditions, from the ABS modulation operation to compensation when in extreme usage. The IBS technology is transversal in the entire range. The testimony to the top down approach following the technology unique to the top of the range, the Quadrifoglio, and then extended to all the other models. A tutti e benvenuti alla presentazione delle Alfa Romeo Giulia Stelbi o Quadrifoglio Modelier 20. Mai avremmo immaginato fino a qualche mese fa di presentarvi un prodotto senza incontrarvi, senza potervelo far vedere fisicamente e farvelo provare, che è la cosa a cui da sempre teniamo di più. Questo vale in generale per qualsiasi nostro prodotto, ma in particolare quando parliamo di una vettura come la quadrifoglio. È difficile trasferire a parole le sensazioni che soltanto un volante sa restituire. E infatti, non è quello che cercheremo di fare, di fare oggi. Oggi cercheremo di portarvi a bordo in modo un po' diverso dal solito. È inutile dirvi che anche per quanto riguarda il lancio della Giulia GTA, era previsto qualcosa di, di diverso, eh, da vivere insieme. Era il primo appuntamento per festeggiare con voi il centodecimo anniversario di Alfa Romeo ma per forza di cose abbiamo poi cambiato rapidamente il format presentandovela online. In realtà è stato bellissimo lo stesso e vi assicuro che ci rifaremo. Perché oggi da casa nostra vogliamo parlarvi di Quadrifoglio, e parlo al plurale perché ho invitato tre colleghi. Ho il piacere di avere con noi oggi Rossella Guasco, responsabile Color Material presso il Centro Stile Alfa Romeo, Sergio Munò, responsabile Brand Marketing Communication, che ci racconterà come sta cambiando e come cambierà la comunicazione di Alfa Romeo. E Fabio Migliavacca, in quanto responsabile del marketing di prodotto. E lascerei la parola proprio a Fabio, che le quadrifoglio le ha viste nascere. Fabio. Buongiorno a tutti e grazie Alessandro. Sì, in effetti posso dire di aver visto nascere quadrifoglio e aver seguito tutte le sue evoluzioni fino a quella che presentiamo oggi. Per realizzarla io e il mio team abbiamo lavorato fin dall'inizio mantenendo come focus la performance e l'attenzione al dettaglio che richiede da, da sempre il brand al Romeo. Quadrifoglio merita un momento di presentazione tutto suo, da qui la scelta. E certo, provarla sarebbe stata, stato l'ideale, visto che solo alla guida si possono apprezzare la sua potenza, le sue nuove feature e ovviamente il sound e, le, e la velocità a cui vi può portare, ma aspettando di farvela guidare prova a raccontarvela al meglio. Come molti di voi sapranno, Quadrifoglio rappresenta un brand dentro al brand, una famiglia a sé e la sua genesi coincide con quello che viene chiamato Giorgio Project, da cui è nata poi anche tutto il resto della gamma Alfa Romeo. Ho vissuto in prima linea l'esperienza di Modena e ho visto nascere da zero una piattaforma a partire da un foglio bianco. Da lì si sono seguiti progetti, intuizioni, prototipi con l'entusiasmo di veder crescere qualcosa che tutti noi percepivamo essere come qualcosa di unico. E il risultato poi e sotto gli occhi di tutti due modelli che hanno raggiunto livelli incredibili di performance facendo parlare di Alfa Romeo in tutto il mondo e ancora oggi si discute di questo progetto a danni di distanza per la particolarità con cui è stato gestito e per i risultati ottenuti tra cui un handling ancora di riferimento e il Nürburgring poi ha oggettivato questo risultato perché di fatto il cronometro non mente mai in questo modo Quadrifoglio ha, ha rappresentato l'inizio di un nuovo corso per Alfa Romeo e allo stesso modo il modellier 20 rappresenta oggi un ulteriore passo avanti, una nuova evoluzione nell'identità di Alfa Romeo. L'emozione della pista viene trasferita alla quotidianità, quindi resta la performance di un'auto supersportiva e il controllo rimane nelle mani eh, di chi guida, ma quando si vuole l'introduzione degli ADAS ad esempio fa sì che anche i piloti con tute e casco possano decidere di rilassarsi un po' in quelle condizioni di guida che possono essere poco entusiasmanti quali, essere bloccati in mezzo al traffico e questa evoluzione ha permesso di aprirci a nuovi target come abbiamo fatto qualche mese fa con l'introduzione del modello 20 sulla gamma eh, normale vogliamo continuare a rivolgerci agli alfisti più fidelizzati attraverso un prodotto coerente con i valori del marchio ma che da oggi sia in grado di abbinare per tutti la performance a un piacere di guida quotidiano sapendo tuttavia che può regalarti emozioni uniche e coinvolgenti ad ogni accelerazione se lo vuoi e... Questo cambiamento di prodotto non poteva poi prescindere da un cambio anche a livello di comunicazione. Sergio, penso che su questo tema tu sia molto più bravo di me a spiegarlo. Ciao Fabio, grazie e buongiorno anche da parte mia. Sì, in effetti c'è stata un'evoluzione nella strategia di comunicazione del brand, una sfida particolarmente interessante che arrivava dopo una fase in cui l'obiettivo principale della comunicazione di Alfa Romeo era quella di essere focalizzata su performance e driving experience ma dobbiamo considerare che il mondo si evolve in maniera molto veloce così anche le necessità del consumatore la tecnologia oggi è al servizio soprattutto del comfort nella mobilità quindi la sfida era quella di avere un prodotto rinnovato da un lato un target più ampio che oltre che le performance cerca anche Un'auto da usare quotidianamente, e quindi era necessaria una nuova strategia di comunicazione. Siamo partiti dalla ridefinizione del linguaggio, ad esempio rendendolo più immediato, più familiare e coinvolgente. Penso, per esempio, all'uso dei testimonial, che è stato fatto in maniera originale, fuori dagli schemi, è elegantemente ironica. Un po' la sintesi dell'Italian lifestyle, ed è l'italianità e la bellezza italiana che ci hanno un po' guidato in questo percorso. Alfa Romeo è un brand iconico italiano. L'unica domanda che siamo posti è se l'italianità, essere un brand italiano, fosse ancora un valore oggi. E sembrerebbe di sì. Un dato tra tutti, eh, che viene da alcuni studi, è che un prodotto italiano riesce a spuntare, a mantenere sul mercato un prezzo anche del 20% superiore rispetto a competitor non italiani. Un altro aspetto che abbiamo considerato è l'utilizzo dei mezzi, è chiaro che oggi il consumatore è abituato ad accedere a informazioni e contenuti bene o male dove vuole, è costantemente connesso, quindi abbiamo sviluppato degli asset che fossero in linea con la fruizione digitale, cercando di dare sia intrattenimento da un lato, ma anche informazioni e risposte dove e quando gli utenti lo ritengono opportuno. La nostra comunicazione, quindi, è diventata in qualche maniera più accattivante, incuriosisce il target digitale. Abbiamo usato un storytelling con multiserialità, quindi con protagonista unico Kimi Raikkonen e la moglie, ma visti in maniera abbastanza diversa dall'ordinario. È chiaro che eh, Fabio, nel momento in cui torneremo alla routine, torneremo in qualche modo a guidare,. Ci saranno anche degli aspetti un po' meno eh, emozionali della guida, penso a stare fermi nel traffico, eh, il traffico congestionato, situazioni in cui forse anche Kimi Raikkonen preferirebbe cedere il volante a qualcun altro. Credo che qui la tecnologia diventa rilevante per l'esperienza e un comfort diverso alla guida delle nostre macchine. Sì Sergio, l'abbiamo fatto un po' pensando anche a Kimi nel senso che l'interpretazione è un'interpretazione de degli ADAS in, in chiave alfa-Romeo, quindi devono essere eh, una tecnologia che ti aiuta in maniera intelligente ma senza essere invasiva, capace quindi di lasciare spazio a chi guida. Innanzitutto ora la gamma al quadrifoglio è dotata completamente di eh, guida autonoma a livello 2, quindi standard abbiamo sempre questo tipo di ausilio alla guida che eh, potenzia il binomio comfort e sicurezza al volante. Senza entrare poi nello specifico di tutti gli ADAS, posso anticiparvi che abbiamo inserito il Traffic Gem e l'Highway Assist, che in condizioni di code traffico può alleviare lo stress del guidatore, seguendo il flusso del traffico e regolando la velocità fino a fermare il veicolo. Un'ulteriore assistenza in ottica sicurezza è offerta dal Traffic Sign Recognition, che in accordo con l'Inclusive Control regola la velocità sulle informazioni dei segnali stradali, e su Quadrifoglio può essere molto utile visto che si raggiungono velocità importanti in maniera molto molto facile. L'esperienza di guida non nasce però solo dalla tecnologia e dalla performance, ma anche dal design interno e dalla scelta dei materiali. Vero Rossella? Certo Fabio, eh, buongiorno a tutti e grazie per avermi dato questo, questo spunto. Diciamo sempre che per godersi un Alfa Romeo bisogna prima di tutto guidarla, ma possiamo anche dire che il piacere comincia appena si sale a bordo, ancora prima di accendere il motore. Innanzitutto guidare un'alfa è un po' come tornare a essere bambini. È un'auto che scatena quelle emozioni istintive, primordiali, sorprendenti. Oggi si parla di Kidult, l'adulto che conserva in sé il lato più curioso ed emozionale dell'infanzia. Ed è proprio all'interno di questo, questo concetto convivono tre eh, aspetti dell'essere alfa, altrettanto importanti che ben bilanciati possono realizzare in pieno il carattere di un Alfa Romeo. Parliamo di hypersport, il lato che rappresenta la performance, la tecnologia, l'innovazione, l'ibridazione materica. Parliamo di road lover, quindi il piacere di guida, il comfort, l'appartenenza, l'heritage del brand e ancora di eye catching, ovvero tutto ciò che ha a che fare con la contemporaneità. L'egocentrismo, l'orgoglio nelle sue accezioni più, più positive e la self-confidence. In un'auto come la Giulia Quadrifoglio si incontrano materiali diversi, da quelli naturali come la pelle eh, e l'alluminio, a quelli performanti come il carbonio e come l'Alcantara. L'Alcantara è un materiale di cui non potevamo fare a meno, perché è senza dubbio un materiale che perfettamente rappresenta le tre anime Alfa Romeo. Esprime infatti performance offrendo una sensazione di avvolgenza, di, di grip, di contenimento del, del guidatore. In secondo luogo il comfort grazie alla sua tattilità naturale, alla sua morbidezza in pelle e anche il volante della vettura, così che il guidatore possa accorgersi dell'attenzione italiana al dettaglio e ai materiali pregiati appena si siede in auto. È un, un elemento interessante di cui parlare perché è stato ridisegnato per permettere l'integrazione di alcuni ADAS. Hai eh, ragione Rossella, è interessante come un semplice elemento come il volante possa raccontare l'idea che sta alla base del progetto. Eh, un segno che sintetizza la continuità e il cambiamento, il nuovo percorso del brand Alfa Romeo. Una questione sì di restyling estetico quello del volante, ma soprattutto necessità tecnica per l'inserimento del sensore aptico al di sotto del rivestimento della corona per l'introduzione degli ADAS. Un esempio di come il design italiano non sia semplicemente bello, ma utile, in questo caso al servizio della tecnologia. Anche il tunnel interno è stato ridisegnato in quest'ottica, aumentando gli spazi fruibili e introducendo la ricarica wireless. Così come è stata ridisegnata la leva cambio, che alla base prevede una bandierina italiana, a sottolineare che bisogna essere fieri del Made in Italy e a voler ricordare che in Alfa Romeo c'è anche questa capacità tutta italiana di prendere il meglio dell'innovazione e di renderla esteticamente piacevole. A questo proposito, abbiamo evoluto poi anche i contenuti dell'infotainment di Quadrifoglio: schermo touchscreen da 8,8 pollici che è comandabile anche con il rotary sul tunnel dotato di nuove schermate specifiche per quadrifoglio con possibilità di monitorare performance come i tempi di accelerazione o gli spazi di frenata o eh, parametri tecnici come la distribuzione della coppia o la temperatura dei vari componenti così che il guidatore possa avere ancora più tutto sotto controllo parlando però di innovazione legata alla tradizione non abbiamo ancora parlato di una novità di grandissimo significato della nuova gamma i colori in particolare gli old timer, Rossella, in questo sei tu l'esperta e so che avete delle cose interessanti da raccontarci. Sì, eh, l'idea importante nel design della nuova quadrifoglio, l'equilibrio degli opposti, ha influito in modo determinante anche nell'esplorazione e nella definizione dei colori esterni, che penso vi, vi stupiranno perché sono innovativi ma hanno anche motivazioni radicate nel nostro passato. Abbiamo privilegiato colori brillanti, saturi, non ci sono sfumature, no compromessi, sono tonalità per chi ama farsi notare con eleganza. La gamma colori è completamente nuova, ma ha anche un forte legame con la nostra storia, come anticipavo prima. Perché da sempre uno dei caratteri distintivi delle Alfa Romeo sono state le scelte cromatiche. Vi ricordate le piccole e medie berline degli anni 70, le Spider? Per non parlare della Montreal, che è diventata un'icona senza tempo, già allora era stato fatto uno studio sui colori molto importante, con risultati innovativi e fuori dal comune. A partire quindi dal, dall'analisi delle tonalità dei colori storici, che erano prevalentemente realizzati con colori pastelli. Abbiamo fatto un lavoro di reinterpretazione in chiave contemporanea, in modo da attualizzare, eh, da attualizzare queste tonalità alle tendenze moderne del design e della moda. Non è stato un lavoro solo però sull'estetica o sull'analisi storica, ma anche una ricerca dal punto di vista dell'innovazione tecnologica. Nei laboratori Alfa Romeo vengono sperimentati costantemente nuovi effetti, nuovi pigmenti, nuove tecniche di applicazioni, quali tristrati, le trasparenti colorate, le interferenze, tecniche che ci hanno permesso di realizzare i nuovi colori della gamma Old timer il verde Montreal, il rosso Villa d'Este, l'Ocra GT Junior. Che hanno una profondità e un forte eh, flop fuori dal comune. In linguaggio tecnico, il flop è quella qualità del colore di esaltare il contrasto tra chiari e scuri quando il colore viene colpito dalla luce. Si dice infatti che un colore ha molto flop, quando nelle zone d'ombra diciamo, il colore tende ad andare verso il nero, ad andare verso, ad andare verso lo scuro. E tende quindi a sottolineare le forme e le linee della, della vettura in modo evidente e ad accentuare l'effetto scultoreo che la vettura stessa ha. Inoltre, i colori, in quanto legati al patrimonio culturale e storico del marchio, sono fortemente legati all'Italia ed è per questo che si inseriscono perfettamente nel contesto architettonico di alcune eccellenze del nostro territorio. Un dialogo visivo autoterritorio italiano che diventa protagonista anche nella recente campagna di comunicazione. Esatto, Rossella. Sarà capitato, credo e spero, ad alcuni di voi di vedere sui social in questi giorni delle immagini di Alfa Romeo parcheggiate all'interno di eleganti salotti di alcune abitazioni. Abbiamo fatto questa campagna per sensibilizzare con un tocco di elegante ironia l'argomento stay at home. Ora, questa campagna si inserisce in quel percorso a cui facevo riferimento prima, ed è parte di un progetto che abbiamo sviluppato con AD Italia, il mensile Condenasta, che è una voce autorevole nel mondo dell'architettura, del design, dell'arte e dello stile. Abbiamo in qualche modo voluto raccontare quella bellezza italiana attraverso un viaggio nelle case di design e nei cortili nascosti. In Italia. Sappiamo che l'Italia è un paese straordinario, ma che molte delle bellezze del nostro paese in qualche modo sono nascoste da scoprire. Lo stile per Alfa Romeo è un linguaggio, esattamente come il colore di cui parlavi tu, che è sempre stato per Alfa Romeo un elemento non solo estetico, ma strategico e distintivo delle vetture che racconta la nostra storia. Quindi. Questa cura nel dettaglio la ritroviamo nella campagna di comunicazione che abbiamo sviluppato: perché i cortili non sono stati scelti a caso, sono stati scelti degli ambienti e dei cortili per esaltare i colori delle nostre vetture e anche. Il compimento del nostro centodecimo anniversario ci ha dato l'occasione di ribadire anche in comunicazione che, sebbene ci siano trasformazioni nei gusti e negli stili, l'eleganza invece per Alfarmeno rimane un caposalto che l'hanno resa in qualche modo un'icona italiana senza tempo. Proprio così, è un'icona senza tempo, ma a questo punto, lasciate che vi riassuma eh, le novità di questo modello Arventi. Quindi, oltre a quello che abbiamo già citato, nuovi interni, nuovi infotainment. E agli ADAS una delle grandi novità della gamma Quadrifoglio Modeller 20 sono sicuro entusiasmerà gli appassionati come me. E questa è la possibilità di avere oltre all'impianto di scarico di serie un particolare sistema Krapovic in titanio. E' caratterizzato anch'esso da quattro uscite montate in diagonale, che sono la firma delle nuove Alfa Romeo Quadrifoglio, ma in questo caso i codini sono rivestiti in carbonio. E si tratta sempre di un Dual Mod che in modalità Race apre le valvole di scarico, rendendo il suono ancora più. Coinvolgente e accattivante. Il motore rimane il 6 cilindri Alfa Romeo con V di 90 gradi che regala questa tipica sonorità alle quadrifoglio, grazie anche ai due turbo che garantiscono i 510 cavalli. In modalità Advanced Efficiency, l'elettronica di gestione è in grado di disattivare una bancata, quindi, avendo benefici sia in termini di consumi che di emissioni con il motore che lavora su con soli 3 cilindri. Il cambio è il veloce ZF che tutti conosciamo, con eh, level tunnel e pedals sempre presenti per poterlo comandare in modalità manuale. Sono pedals in alluminio fissi sul piantone per il semplice motivo che vogliamo fare sì che il guidatore possa cambiare anche quando lo sterzo è oltre i 90° gradi e se è un guidatore particolarmente smaliziato dargli la possibilità di cambiare anche quando è in modalità drifting. Con le performance delle Quadrifoglio sarà molto probabile poi che le riuscirete a vedere eh, solo da dietro e quindi avrete così modo di vedere i nuovi fanali bruniti di Giulia e di Stelvio Quadrifoglio che contraddistinguono la gamma eh, Modelli 20. Se invece sarete tra i nostri clienti potrete giocare con i contrasti tra i nuovi colori esterni e le pinze freno oppure giocare tra gli abbinamenti interni di cuciture eh, di plancia in pelle eh, o sedili e cinture di sicurezza che adesso sono disponibili anche colorate. Per esempio, si può configurare la vettura con le tipiche cuciture bianche e verdi di quadrifoglio e le cinture di sicurezza verdi. Eh, scegliendo poi tra i sedili sportivi oppure i più profilati sparco che hanno lo schienale in carbonio o ancora con eh, tra il misto pelle Alcantara oppure gli interni in full pelle. C'è da dire che appagano la guida, ma anche esteticamente sono molto belli. E parlo dei freni carboceramici, eh, sempre disponibili sia su Giulia che su Stelvio. E che si vedono poi particolarmente bene se andiamo a dotare il nuovo Stelvio dei cerchi da 21 pollici: è la prima volta che li vediamo su Stelvio Quadrifoglio con questa taglia e questo design. A proposito di, di guida, il feeling di sterzo è sempre stato uno dei punti di forza di Giulio Stelvio e eh, non potevamo non mantenere questa eccellenza anche con la nuova quadrifoglio. Una continuità con l'idea di Alfa Romeo, eh, del driver che rimane comunque sempre al centro. Aggiungerei che il tema della continuità e della coerenza si esprime anche dal punto di vista cromatico, a sottolineare il fatto che per Alfa Romeo i particolari fanno la differenza. Noterete infatti che le finiture scure del badge e del, del trilobo già presenti sulle vetture sportive, sulle versioni sportive di Giulia e Stelvio, ora sono anche su quadrifoglio. In quanto icona dello stile italiano, direi che nulla è lasciato al caso su questa vettura. Rossella, non posso che essere d'accordo. Il Made in Italy di Alfa Romeo lo cogli proprio da questa attenzione maniacale ai dettagli. Come dicevo all'inizio, Alfa Romeo ha sempre dimostrato questo orgoglio di essere un'azienda e un brand italiano. Nel prossimo futuro siamo pronti a comunicarlo ancora di più e non parlo solo come brand, ma anche come italiani. <clears throat> Credo che i recenti cambiamenti abbiano modificato quello che è il concetto dell'uomo al centro, che non è più un'idea un di prodotto. Oggi ha a che fare anche con quella riscoperta del valore del tempo, della qualità della vita, banalmente al potersi muovere nello spazio. L'auto cambierà percezione e sarà considerata ancora di più un mezzo sicuro per spostarsi, sicuramente, ma anche ciò che ci permetterà di tornare a muoverci, protetti nel rispetto di quella che oggi si chiama social distance, uno spazio individuale e familiare per la mobilità. Quindi meglio che sia anche bella, funzionale e confortevole come le nostre vetture. E alla fine credo che il consumatore sia alla ricerca di. Qualcosa per cui sognare, ma anche di qualcosa di autentico. Alfa Romeo è portavoce di autenticità delle cose belle, ma anche e soprattutto fatte bene. E non vediamo l'ora di ricominciare a comunicare e a lavorare. Sì, sono d'accordo con te, Sergio. Non, non vediamo proprio l'ora di ripartire con l'entusiasmo di sempre, ma soprattutto, non appena sarà possibile, sono sicuro che ci ritroveremo insieme per provare le quadrifoglio,